Paglia Arcisate, abbiamo avuto il piacere di avere Matteo con noi, fortissimo come sempre. Niente, raccontaci un po' come è andata, perché praticamente sei andato via dopo il visto, dici tu com'è andata. No, è andata bene, poi mi è piaciuto il percorso perché in mezzo ai boschi così sono abituato dietro casa mia a andare nel parco dietro casa mia, quindi il percorso è una roba simile. Lo conoscevi già? No, mai fatto, però mi è piaciuto perché c'è un po' di salita, un po' di sterrato. Bene la strada. Vedi i punti di vista? Un po' di salita, per me è una roba massacrata. No, complimenti, sei andato con il tempo finale? 36,29. Motorino. Te, Beppe? Io ho fatto un 38. Quindi mi ha rifilato un bel minuto e 40. Ma di solito le gare quando c'è lui come sono? All'arrivo. Le gare quando c'è lui io arrivo e gli chiedo com'è andata. Buona avventura! No, ma durante la gara, cos'è? Dopo quanto non lo vedi più? Dopo la gara lui 100 metri, saluta tutti, prende e va. 5 minuti dopo. Scusa Matteo, quant'è? Terza vittoria? Quarta. L'onore di intervistare gli atleti più forti della provincia che vengono a chiudere l'oro. Dopo Matteo Borgnolo abbiamo Elena Benis, che è stata la zampata vincente in quegli Arcisate. In quegli Arcisate l'ho vinta principalmente perché era la mia società che organizzava. Non potevo mancare. Divertita? Sì, bella. Bella. Dura ma bella tosta. Tempo bella. Finale? 43 rotti. 43 rotti, direi che ha messo dietro tanti bagli omini. Quindi complimenti. Rimane sempre la numero uno. Quando c'è lei, Grimminga. E due. Direi per nessuno. Brava, grazie.